Buongiorno e bentornati sul mio podcast Il Massaggio Olistico. Oggi vedremo un massaggio particolare, l'ARA Massage, ovvero il massaggio addominale, il massaggio eseguito sull'addome, massaggio viscerale. Nel novero dei massaggi olistici questo massaggio occupa un posto molto importante, ovvero questo è un trattamento leggerissimo effettuato sull'addome, solo esclusivamente sull'addome. Nella cultura orientale da cui deriva, in particolare quella giapponese, la zona addominale riveste un ruolo particolarmente importante nella cura e nel benessere della persona. In questa zona, delimitata in alto dallo sterno e dalle ultime costole fluttuanti, lateralmente dai fianchi e in basso dall'osso pubico, vengono in superficie tutti i meridiani energetici, quindi con una manipolazione opportuna possiamo riconoscerne lo stato di salute. Nella pratica dello shiatsu questo esame è fondamentale per la conduzione di un efficace trattamento. Proprio per questo viene insegnato con una particolare attenzione e occupa un insegnamento a parte proprio nella pratica dello shiatsu. Nella cultura giapponese ci viene rimandata da tempo l'importanza di questa zona corporea come fondamentale per il mantenimento dello stato di salute sia del corpo come della mente. Nelle pratiche del Bushido, insomma in queste pratiche anche alle volte cruente, che il Bushido, ricordo, è la via della spada, quella che regolava la vita dei samurai, è noto a tutti il rituale taglio dell'ara, il famoso e terrificante harakiri. Questo taglio simboleggiava proprio il distacco, il taglio netto con l'energia vitale, il famoso suicidio rituale, il seppuku. Lasciamo stare un attimo queste pratiche violente che a noi interessano poco. La zona addominale, al contrario, è ricca di sorprese molto piacevoli e assolutamente rilassanti. Pensiamo un attimo ad esempio ai nostri neonati, ai nostri bebè, come si tranquillizzino se vengono semplicemente accarezzati sul pancino. Addirittura gli animali, i mammiferi ovviamente, reagiscono allo stesso modo a queste carezzie, sia i cani che i gatti. Quante volte abbiamo visto sicuramente dei cucciolotti con le quattro zampe all'aria proprio per farsi accarezzare il pancino. Sappiamo bene come il massaggio in generale possa permettere il rilascio di ormoni particolari, di dopamina per esempio, che sappiamo attivare le sensazioni di gratificazione a livello cerebrale. Non per nulla è considerato l'ormone della motivazione. Non solo questo, ma anche altri hanno un notevole incremento, come la serotonina, l'ossitocina, che rispettivamente sono considerati il primo l'ormone della felicità, che quindi limita gli stati ansiosi, genera buon umore. Il secondo è letteralmente l'ormone dell'amore, rafforzando i legami interpersonali, il senso di fiducia e di appagamento personale, anch'esso contribuisce a una notevole riduzione dello stress. Questi effetti che normalmente si riscontrano nel massaggio olistico hanno in queste manualità sull'addome, vorrei dire, la loro massima espressione. Abbiamo detto tutti i meridiani che letteralmente si affacciano in questa zona come in una sorta di doppio cerchio, vorrei dire, attorno all'ombelico. Con un po' di pratica si può riconoscerne la scarsità o l'esubero dell'energia precipua e di conseguenza intervenire di conseguenza. Le manualità utilizzate sono molto semplici, quasi esclusivamente sfioramenti e piccole pressioni portate con le eminenze tenar e ipotenar della mano. Alcune volte la mano stessa viene usata, come si dice in gergo, a spada, ovvero con le dita unite e diritte parallele al palmo. Questo per meglio sentire le zone profonde, tuttavia il tocco è comunque sempre leggero e piacevole da ricevere.
A differenza del trattamento shiatsu, dove l'esame dell'ara chiamato Anpuku è utilizzato quasi esclusivamente come diagnosi energetica dei meridiani, l'ara massage ha una valenza riequilibratrice del nostro stato di salute e di benessere. Con le sue manualità dolcissime e allo stesso tempo molto profonde, compie un lavoro di profondissimo riequilibrio sia fisico che mentale e emotivo. Questo lavoro a carico delle nostre emozioni è dimostrato anche dal fatto che l'apparato digerente nella sua totalità e complessità è considerato come il secondo cervello. Qui si svolgono cambiamenti energetici fondamentali per la nostra vita. Nel nostro addome tutte le sostanze nutritive dei cibi e delle bevande viene trasformato in vera e propria energia vitale che ci permette di vivere e di crescere. Comprendiamo quindi molto bene che se questo intenso e prezioso lavoro del nostro apparato digerente ha qualche squilibrio, tutto il nostro corpo ne può risentire in qualche modo. Oggi che l'argomento delle materie olistiche sta finalmente prendendo il posto che degnamente gli compete, anche il massaggio dell'addome sta iniziando a essere compreso in tutte le sue potenzialità. Il riequilibrio energetico è certamente il primo e il più conosciuto effetto di questa tecnica. Tuttavia, si è potuto riconoscerne gli effetti sul nostro stato emozionale in modo inaspettato e profondo. Nella sua pratica abbiamo potuto constatare come anche in questo caso il tocco leggero è sempre quello che lavora maggiormente in profondità. Stati di ansia come attacchi di panico, stati depressivi o anche semplice stanchezza e stress hanno ottimi risvolti positivi con questa tecnica. Ricordiamo anche che in questa zona, peraltro ristretta, abbiamo ben 2 dei 7 chakra e quindi anche il lavoro su questi punti energetici così importanti rende il massaggio addominale fondamentale per il nostro equilibrio energetico e spirituale. Oltre alle manualità esposte in precedenza, si utilizzano anche strumenti delicati e importanti come i diapason, particolarmente indicati per la risintonizzazione dei chakra stessi, oppure alcune frequenze che permettono di intervenire su stati particolari di disagio psicofisico. Soprattutto l'ara massage, essendo un trattamento squisitamente olistico, deve essere mirato e calzato sulla persona che lo riceve e quindi è soggetto a variazioni delle sue tecniche base, proprio perché, come un abito di sartoria, deve essere creato per la singola persona, che a differenza di altre richiede un suo preciso e unico trattamento. Ogni persona è un'entità unica e irripetibile. Mi auguro che questo podcast sia stato di tuo gradimento e se hai qualche problema, qualche richiesta, qualche curiosità, non esitare a contattarmi. Ti auguro buona vita. Alla prossima!